solo con le parole ma con la presenza, la vicinanza. Però insomma non sono venuto né per gli applausi né per le foto, né per... mi trovavo qui anche per altri motivi e era il minimo venire a testimoniarvi la vicinanza della città metropolitana e soprattutto l'impegno a cercare di trovare una soluzione che sia non soltanto di stimolo per l'azienda ma che possa, a prescindere da quelle che poi sono le risultanze di oggi pomeriggio, provare a trovare i modi di un inserimento anche di formazione che possa dare risposte, sollievo e speranza alle vostre famiglie. Questa è una realtà, ne parlavamo col sindaco, che devo essere sincero, io prima che si verificasse il problema non conoscevo. So che dà lavoro a oltre 350 famiglie e noi non possiamo permetterci purtroppo di per voi volete lavorare e noi non possiamo fare scappare le persone da questa terra, quindi bisogna lavorare insieme tra chi i lavoratori vi rappresenta, istituzioni, in questo caso anche i privati. Naturalmente non è né tempo di promesse né di altro, però di lavorare pancia a terra e starvi vicino e manifestarvelo anche con la presenza qui, soltanto questo. Ringraziamo anche il sindaco. Tavolo ministeriale. C'è stato un tavolo ministeriale fino a venerdì. Allora, le proposte del ministero e della regione non sono state valide, diciamo, dall'azienda, sono i sindacati. Sì. Hanno messo l'azienda nelle migliori condizioni di prorogare i termini, diciamo, per il finanziamento, ma non sono stati accettati né per parte proposta ministeriale né per parte proposta regionale. Quindi a questo punto abbiamo visto una chiusura totale da parte dell'azienda. È chiaro che questo è incomprensibile, soprattutto in un territorio come questo, che non può essere assolutamente abbandonato. 129 persone, un solo posto di lavoro. Ha perso qualche commessa, però trasferito in un'altra sede. Sì. Il committente che ti trasferisce in un'altra sede a casa madre. Sì, ma sulla proposta fatta dal ministero e fatta dalla regione, l'azienda avrebbe dovuto fare un passo indietro. E quantomeno...